L'agricoltura nel 2017 nella nostra regione, in Piemonte. Giorgio Ferrero, assessore regionale all'agricoltura, che 2017 è stato? Come tutte le annate bisogna verificare i settori, ci sono luci e ombre. Diciamo che ormai l'agricoltura piemontese gioca la sua competitività sulla distinzione, cioè andiamo bene in quei settori in cui i consumatori possono scegliere con trasparenza un prodotto che arriva da un territorio, se scelgono un prodotto piemontese, quindi sono anche disponibili a pagare di più. Siamo in crisi in quei settori in cui il prodotto, cito ad esempio il riso, non riesce ancora a trovare evidenza sugli scaffali, e quindi la gente compra un riso magari con un marchio italiano, è convinta di comprare un riso italiano o piemontese, e dopodiché dentro non sa cosa trova. Come è iniziato il 2018? Il 2018 è iniziato diciamo con grandi soddisfazioni su alcuni settori, penso al settore del vino che sta avendo i dati positivi. Soprattutto abbiamo bisogno anche di una ripresa che si sente nei consumi. Naturalmente gennaio non è il mese ideale perché si viene dopo il Natale e le festività, però mi sembra un paese che sta riprendendo crescita e quindi con grande voglia di investire. Noi stiamo vedendo i dati degli investimenti in agricoltura, dove abbiamo sempre più richieste di quanto sono le disponibilità. Questo vuol dire che questo settore crede nel futuro e ha voglia di investire, ha voglia di fare. Alcuni numeri? I numeri: in questi due anni abbiamo messo a disposizione, penso al piano di sviluppo rurale, circa 200 milioni di euro di contributi che generano più di 500 milioni di euro di investimenti. E questi investimenti danno segnali nel settore, anche non solo nel settore agricolo, ma danno segnali importanti anche nel settore dell'edilizia, perché si costruiscono stalle, cantine, si ammodernano le imprese, insomma c'è anche nei macchinari, quindi abbiamo tutto un indotto che sta beneficiando del fatto che le imprese agricole, i loro imprenditori agricoli credono fortemente in quello che fanno. In conclusione, le prospettive per i prossimi mesi? Le prospettive servirebbe la sfera di cristallo. Noi lavoriamo sempre in positivo, ci attendiamo dei segnali importanti su alcuni settori, in particolare quello del riso, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, e questo abbiamo bisogno di un radicale, profondo cambiamento di come è strutturata la filiera, quindi bisogna cambiare pesantemente il rapporto tra agricoltura e industria, e quindi su questo aspettiamo dei segnali di forte cambiamento.